colpo messo a segno nei giorni scorsi in Val di Chiana, in una villetta a Badia Alpino, un vero e proprio maxi furto da 200.000 euro. I malviventi infatti si sarebbero impossessati di 8 pistole da collezione, tutte regolarmente detenute. Nel mirino della banda un grosso imprenditore chimico aretino. I ladri sono entrati in azione in pieno giorno, tra le 8 e mezzogiorno, dopo che il proprietario si era allontanato, sfruttando anche il fatto che l'allarme nell'abitazione non era stato inserito. I malviventi, per introdursi all'interno della villa, avrebbero divelto una grata. Si sono poi avvicinati alla cassaforte, l'hanno aperta e prelevato il bottino. Monete antiche, gioielli, ma anche penne e accendini d'oro ed infine 8 pistole da collezione. Dunque un maxi bottino che si aggirerebbe attorno ai 200.000 euro. La banda è poi scappata senza lasciare alcuna traccia. Da quell'ora alle 10, dice dalle 10 in poi, siamo usciti per la spesa. La mia figliola era in casa, ma c'è una bambina molto piccola, quindi ha sentito questi rumori come sempre, ma a volte lavorano, tagliano i siepi anche a casa sua, quindi noi non si è notato. Poi quel giorno, quando l'abbiamo saputo, siamo rimasti un po' male, perché sinceramente... Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato la villa totalmente sotto sopra la cassaforte a mura aperta. Hanno così dato l'allarme ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini.